C'è una foto alla quale sei particolarmente legato? Diciamo che tra 150.000 scatti le foto a cui sono maggiormente legato sono quelle presenti all'interno del libro. Però diciamo che tra tutte queste, l'ho detto già prima, quella là che più caratterizza la mia opera, quello che più caratterizza la mia arte è una delle ultime foto presente nel mio libro, che è quella della speranza di giovani che mantengono la bandiera della pace nella manifestazione di Napoli del 2009, che è nel segno proprio della speranza per questo territorio tanto infangato, voi dalle situazioni che purtroppo esistono, forse sono esistite, ma che forse stiamo cercando un poco tutti di smantellare, però diciamo che è quella lì, quella che più caratterizza la mia opera e la mia arte. Questa foto è piaciuta tanto anche a noi, per cui l'abbiamo messa nel secondo blocco di foto. Guardiamolo. Questa foto era nel blocco di foto che è passato poco fa, si chiama Per un futuro migliore, quindi voglio dire la speranza è quella che le future generazioni possano combattere con uguale forza, forse anche maggiore, la camorra, che purtroppo è radicata nei nostri territori. Nicola, c'è stato un momento in cui tu hai voluto, che ne so, mollare la presa, gettare la spugna perché magari non ti sentivi gratificato o perché questo lavoro in qualche modo ti faceva paura, ti faceva fare dei nemici? C'è stato un momento? Diciamo che quello che più mi rende infelice, tra virgolette, dal punto di vista professionale, forse è tutto ciò che sta intorno alla nostra professione di giornalisti e di operatori dell'informazione. Perché purtroppo lavorare in un territorio come questo, forse a volte poi ci si scontra molto più che con i familiari e con i camorristi, con certe logiche e certi modi di fare degli editori, dei giornali, dei periodici e delle agenzie che stanno sia sul territorio di Gomorra, ma che purtroppo è un problema tutto italiano, è tutto campano. Sì, i problemi. Chiunque, per chiunque, per chiunque che è impegnato in prima linea, diciamo che c'è stato un momento in cui forse, diciamo che mi ha fermato l'amore per la mia terra, mi ha fermato l'amore per il mio territorio, ma soprattutto per la fotografia, per quest'arte nobile che poi rende palese quello che effettivamente parecchi ci avevano soltanto tramandato attraverso dei libri, dei romanzi, eccetera, eccetera. Io ho voluto con il volto di Camurra, grazie anche a Mimmo Franzinelli, poi dimostrare il vero volto della Camurra e quello che è sia lo strapotere, ma soprattutto la speranza per i ragazzi e per le persone oneste che vivono in questa terra. Senti, chi è il giornalista che si interessa di Camorra? Fammi un identikit. Che tipo di persona è? È colui che ama soprattutto la propria terra, l'ho ripetuto forse anche parecchie volte stasera, però lo continuerò a ripetere all'infinito proprio perché, come diceva Siani, ci stanno i giornalisti impiegati e ci stanno i giornalisti giornalisti. E noi siamo giornalisti giornalisti impegnati quotidianamente sul fronte della legalità, della realtà e del vivere civile, perché la nostra professione, oltre che di informazione e soprattutto di verità. Senti, tu hai parlato in più riprese, di questo amore per la propria terra. Io ti faccio una domanda, forse anche un po' provocatoria. Oltre all'amore per la propria terra, non ci può essere anche una voglia di, come dire, di successo, di gloria? Che si sa che ormai la camorra, spettacolarizzare il crimine, ti porta alla ribalta dei giornali, delle televisioni, la gente ti conosce. Non può esserci anche questo?
Sì, ma forse questo tema appartiene forse più a coloro che sono immortalati nel mio libro che a colui che ci sta dietro. Nel senso che io faccio questa cosa non per essere, per stare al centro dell'attenzione, anzi, forse non sono nemmeno abituato a parlare davanti alle telecamere. Però io parlo attraverso i miei occhi, attraverso l'obiettivo, attraverso la mia macchina fotografica, attraverso le immagini. Che reputo abbastanza importanti, abbastanza caratteristiche della professione giornalistica, ma soprattutto di un giornalismo fatto di realtà e fatto di verità, che forse in quest'ultimo periodo qualcuno nella nostra provincia, ma forse in Italia in generale, ha perso di vista. Senti, se pensiamo alla vita di Saviano, noi salutiamo e soprattutto lo tiriamo in ballo semplicemente perché il tuo volto di Gomorra è un po' un proseguo, no, di quello che è stato il lavoro che ha fatto lui. Se noi pensiamo alla vita di Saviano, la vita di Saviano attualmente, insomma, è una vita blindata. Lui ha avuto un grandissimo successo portando la camorra al vasto pubblico, però nello stesso tempo, come contraltare, c'è questa vita che deve fare ormai sempre pieno di guardie del corpo. Cioè, come potresti immaginare la tua vita così? No, perché andare sul luogo di un omicidio oppure andare in un processo accompagnate dalle forze dell'ordine, dagli agenti di scorta, dei ragazzi che accompagnano Rosaria Capacchione o i magistrati, penso che sia un lavoro che non permette di esprimere tutte le tue potenzialità. Pertanto preferisco stare nell'ombra, ma soprattutto far emergere quello che è la mia arte, soprattutto e non la mia persona. E insomma, mica tanto nell'ombra, eh. Hai fatto questo lavoro straordinario, tra l'altro sei stato scelto da Mondadori, no, probabilmente non ci starai nell'ombra, non ci stai perché sei andato un po' in giro in tutta l'Italia con questo tuo libro. Parlaci un po' del tour. Sì, il libro, come tutti voi potete immaginare, ha avuto un successo fin dal primo giorno che è uscito in tutte le librerie d'Italia. Perché diversamente dalla letteratura sulla camorra e sul fenomeno camorristico in Campania, è la prima volta che si immortalano delle fotografie accompagnate dai testi, poi soprattutto c'è da dirlo, da una persona come Mimmo Franzinelli, che è del profondo nord, della Valcamonica, che ha dovuto studiare il fenomeno e ha contribuito insieme con me alla stesura del volto di Gomorra. Il tour mi ha portato in Sicilia, in Toscana, nel Molise, in tutta la Campania. Diciamo che sto avendo un po' successo dappertutto, ma soprattutto hanno successo le mie fotografie e la mia opera. E per stasera è tutto, noi ti ringraziamo, ringraziamo la tua preziosa testimonianza, ti ringraziamo per averci portato, insomma, un libro come Il Volto di Gomorra, che sicuramente avrà ancora più successo di quello che ha avuto. Ringraziamo l'immancabile contributo del maestro Lello Petrarca e ci lasciamo proprio sulle sue note. Arrivederci alla prossima puntata.